Con 252 voti favorevoli e nessun contrario, è passato alla Camera il nuovo testo di legge antipirateria, che esplicita in maniera, lo vediamo qui, che esplicita a livello primario tutta una serie di principi di tutela dell'opera e dell'ingegno, non solo, anche di responsabilizzazione degli operatori di rete tutta una serie di poteri inquisitori maggiori per la magistratura. Per fare che cosa? Per la repressione in realtà della diffusione illecita di programmi e contenuti soggetti a diritto d'autore e diritti connessi. Ho visto tante persone commentare in modo più o meno fantasioso la norma. Ci mettiamo oggi a vedere che cosa prevede il tutto da un punto di vista privilegiato, in realtà. Allora, se non vi siete ancora iscritti, è il momento di iscriversi adesso. Perché dico privilegiato? Perché la repressione di questi fenomeni, l'invio ad Agicom di tutta una serie di contenuti e di domini che condividevano programmi soggetti a diritto d'autore, l'invio degli IP, la gestione di cause legali, è stato per un lustro e mezzo una delle cose che facevo per lavoro. Non lo è più. Quella linea di business è stata cessata in questo momento, ma posso raccontarvelo dal punto di vista di chi ha mandato centinaia, forse migliaia, di segnalazioni, di domini segnalati all'Agicom, che ha monitorato campionati di calcio di Serie A per anni e anni, per stagioni e stagioni, facendo durante tutto il weekend analisi, la segnalazione in tempo reale, eccetera. Dal punto di vista di qualcuno che la norma l'ha vista anche costruirsi, e vi dirò, non è scritta nemmeno poi così male. Ci sono dei punti di attenzione, ma secondo me i punti di attenzione davvero da tenere presente, soprattutto se si è dei fautori dei diritti civili, sono diversi da quelli che vi aspettavate. Quindi oggi mettetevi comodi, prendete, siccome è mattina, una tazza di tè e andiamo a vedere tutti i punti assieme, e vi spiego non solo i punti in particolare, ma perché sono arrivati lì e cosa comportano nella pratica. E troverete che sono quasi tutti punti di buon senso e sono legati principalmente a cose che già non funzionavano. Io sono Matteo Flora, faccio questa cosa per lavoro e questo, beh, questo è Ciao Internet. Ciao Internet, partiamo dall'inizio. Quello di cui commentiamo oggi sono due proposte di legge, la 217 di iniziativa dei deputati Maccanti, Dara, Furgiuele, Pretto, Angelucci, Cattoi, Cavandoli, Comaroli, Marchetti, Morrone, che intitolata disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione e diffusione in diretta e della fruizione illegale dei contenuti tutelati dal diritto d'autore e dei diritti connessi, presentata il 13 ottobre, e la 648 di iniziativa del deputato Mollicone, disposizioni per la prevenzione, la repressione e la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Due proposte di legge all'interno di un unico testo, perché riguardavano cose effettivamente molto vicine tra di loro. Che cosa prevede? Ho provato a pensare ai punti e sono principalmente 8. 1. Prevede il blocco dei contenuti illeciti a livello di indirizzo IP. 2. La creazione di un procedimento di urgenza in carico ad Agicom, che permette o consente di intervenire entro 30 minuti dalla segnalazione con l'erogazione del blocco, che deve essere poi rispettato. Non solo, invia di ufficio, fa in modo che Agicom invii d'ufficio gli atti e i blocchi alla magistratura, la procura di Roma. Questo fa in modo che siano automaticamente perseguibili le condotte. Prima bisognava spostare, vabbè, dopo ve lo racconto. Nuove pene maggiorate per usufruitore finali e soprattutto per chi mette a disposizione questi contenuti. Estende la punibilità della duplicazione di supporti di comunicazioni, quella della duplicazione dei CD, eccetera, anche alla mera messa a disposizione online, coprendo un vuoto normativo che c'era tra le due cose, e
prova ad introdurre un nuovo concetto mai visto prima di opera editoriale. Li vediamo uno a uno, partendo però da cosa succedeva prima, dallo status quo. Perché solo capendo lo status quo si capisce perché tutto questo era necessario. Partiamo dall'inizio. Cosa era possibile fare adesso? Adesso come adesso era possibile richiedere il blocco a livello DNS. Cosa significa? Significa che se io ho un sito, che è, che ne so, calcioillegale.com, a questo sito fa riferimento uno o più indirizzi IP nella forma di 313.313.313.313. Per i puristi, sì, lo so che arriva fino a 256, ho usato questo che non esiste proprio per evitare di usare qualcosa che alla fine risultava magari poi vero. Quindi che cosa succedeva? Succedeva che il DNS è quel servizio che trasforma il nome a dominio in indirizzo IP. Nel momento in cui io metto il nome a dominio calcioillegale.com, mi viene dato dal DNS l'indirizzo IP e da lì mi connetto. Questo indirizzo IP normalmente viene dato dal DNS server del mio provider. Cioè, quando io mi connetto al mio provider, Telecom, Wind, Fastweb, non importa, il provider ha un suo DNS server e a questo punto, nel momento in cui c'è il blocco a livello DNS, nel momento in cui io provo a scrivere calcioillegale.com, qualcuno ha mandato una notifica per il blocco a tutti i vari provider, Win, Telecom Italia, Iliad, Fastweb, Telecom, eccetera, ha mandato una notifica. Il provider dal suo server DNS fa in modo che invece che arrivare a calcio illegale, arrivare a 313.313, arrivi a un altro dominio, un altro indirizzo IP, 311.311, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'indirizzo IP che contiene la pagina che voi siete abituati a vedere, questo sito è sottoposto a sequestro, bla bla bla. Qual è il problema di tutto questo? Il problema è che già da anni, e quasi tutti voi lo sapete, questo sistema è facilmente aggirabile. Ma vi dirò di più, alle volte è addirittura aggirato senza che l'utente lo sappia. Perché? Molti tra gli utenti della rete, per avere una navigazione un po' più veloce o un po' più protetta, hanno deciso di utilizzare dei servizi di DNS alternativi, i DNS di Google, i DNS di Cloudflare, i DNS famosi che tu sostituisci, li sostituisci a livello magari anche solo del tuo router e quindi non te ne accorgi più, li sostituisci una volta nella vita e invece di andare al DNS server del tuo provider vai a 1111. Che è uno dei DNS free. Cosa succede? Succede che questo DNS non in nessun modo non blocca le richieste. Perché non le blocca? Ci sarebbe l'ira di Dio di discorsi da fare, ci sono anche state tutta una serie di procedimenti civili e penali, credo anche, contro dei fornitori di servizi di DNS, ma nella pratica il fornitore di servizi DNS che opera su scala globale ti dice io non posso bloccare solo a livello nazionale. La difesa la capisco, anche se ritengo che non sia corretta, ho per anni gestito un servizio di DNS e si può, a seconda della nazione, cambiare, ma lasciate perdere. L'idea di base è il non sono tenuto a farlo perché non sono sotto le norme di quel paese in particolare e soprattutto un DNS non ospita contenuti di per sé, al massimo facilita tutto il problema. Ma il problema reale, a parte il fatto di dover bloccare qualunque DNS in giro per il mondo, che è complesso, è il fatto che questo sistema di blocco a livello DNS funziona per un utente con una capacità tecnica molto 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 bassa. Appena la capacità tecnica sale un secondo, il giocattolo non funziona più. Funziona un po', devo dire la verità, funziona abbastanza bene sui cellulari. Perché? Perché tanti cellulari, soprattutto quelli di Apple, hanno delle difficoltà a cambiare gli indirizzi DNS che vengono dati dal provider e quindi si riesce a bloccare l'utilizzo via DNS in maniera abbastanza funzionale di tutta questa parte. Quindi il motivo per cui il blocco deve passare a livello IP l'abbiamo visto, poi vediamo anche le problematiche. Poi c'è
Il secondo problema, l'azione di urgenza, perché è necessario che tutto questo avvenga in 30 minuti. Questo è un po' più complesso, ma ve lo racconto lo stesso. Mettete caso, come facevamo noi, che voi durante il weekend andate a fare il monitoraggio dei contenuti illegali. Quindi hai il tuo classico sito che vedevamo prima, calciopirata.com. E che cos'è? Normalmente è solo una home page che contiene una serie di link, non contiene nessun contenuto protetto da diritto d'autore, in genere la home page, contiene dei link. Dove portano i link? I link portano una serie di sottodomini, tipo, che ne so, streaming101.calciopirata.com oppure calciopirata101.com. Lì dentro c'è ovviamente il contenuto pirata, quindi gli omini che giocano, immaginiamo, a calcio in questo momento. Ora, adesso avete capito perché ho fatto una carriera nell'IT e non nel disegno a mano libera. Cosa succede? Mettiamo una scala di tempo. A T con 0, all'inizio della partita, noi rileviamo, siamo quelli che devono fare la rilevazione, rileviamo che c'è un nuovo dominio, questo qui, calcio pirata, e mandiamo una segnalazione a o il cliente o direttamente ad Agicom. Cosa succede in questo momento? Succede che Agicom riceve questa segnalazione ed agisce. Ma la riceve quando esattamente? Beh, normalmente la riceve immediatamente, ma può agire nel momento in cui fa una nuova seduta di Agicom, che normalmente è un giorno della settimana, una volta alla settimana. Non mi ricordo il giorno e non so quando giorno, una volta in settimana circa era. Quindi immaginate che questa era la domenica o il sabato della partita, il mercoledì dopo Agicom fa la sua seduta e a un certo punto prende la decisione di mandare di fare un procedimento. Procedimento significa che prende questo dominio S101 e dice questo dominio deve essere inibito a livello DNS, manda lei una comunicazione a tutti i provider, nella giornata anche solo di mercoledì ancora bloccano questo dominio, e quindi significa a livello DNS, significa che la successiva giornata di campionato, magari il sabato dopo, l'anticipo del sabato, non lo so, immaginate il sabato dopo, questo dominio S101 è stato bloccato. Ovvio che in tutto questo, nel tempo che è passato dalla segnalazione a quando viene bloccato, sono passati molto più dei 90 minuti di una partita. E quindi diventa tutto un filo inutile. Perché? Perché in realtà al massimo quella partita non viene di sicuro tutelata. Ma non viene tutelata neanche la giornata successiva, quindi la giornata di campionato non è in nessun modo tutelata. Quello che è tutelato è eventualmente la prossima volta. Ma, e qui arriviamo alla terza cosa che vi dicevo, la norma prevede il blocco automatico di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio. Anzi, andiamo a vederlo nella norma, che l'ho segnalato direttamente, così almeno vi recupero dove e vi spiego anche perché in realtà. La norma prevede che l'autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome della semplice declinazione o estensione che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi. Detto così sembra una cosa assurda. Da dove deriva? Ritorniamo un attimo al disegnino che vi ho fatto prima della comunicazione, perché quello vi spiega tecnicamente da dove deriva. Noi abbiamo s101@calciopirata.com, ma cosa succede? Succede che la partita di campionato successiva noi non avremmo più S101, perché più o meno, prendiamo un altro colore, un verde magari. Ehi, dammi un verde. Cosa succede? Succede che dopo la segnalazione, nel momento in cui viene presentata viene fatto la pronuncia di Agicom, ok, che è pubblica, il nostro pirata legge e registra s102.calciopirata.com.
tanto gli costa 8-9 dollari, forse anche meno se li compra, ma anzi vi dirò di più, ha già registrato normalmente S102, 103, 104, 105 e via così. Cosa succede? Succede che la giornata dopo di campionato, nei link che noi avremo, ma lo vedremo pubblicato pochi minuti prima dell'inizio del match, avremo un altro dominio di questo tipo. E non sto scherzando con questo, sto prendendo l'esempio classico, l'esempio pratico di uno dei domini che abbiamo seguito per anni, che era arrivato a 200 qualcosa di nome di dominio. Ne aveva registrati un botto all'inizio e poi semplicemente cambiava. Quindi in questo momento abbiamo nel contrasto due ordini di problemi, tre ordini di problemi. Primo ordine di problema, se blocchiamo via DNS, come abbiamo visto, basta cambiare il DNS di riferimento e ciaone. Numero 2, abbiamo i tempi di blocco, perché se noi abbiamo la segnalazione e solo dopo 3-4 giorni la segnalazione viene presa in carico con un procedimento amministrativo di richiesta di blocco, ogni volta, cioè, anche se facciamo un procedimento ognuna delle giornate di campionato, ciaone, ci siamo persi di tutto e non si riesce a farlo in maniera attiva, ok? Beh, io sto usando giornate di campionato, usate puntate del Grande Fratello, usate che ne so, Sanremo, usate quello che volete, io sto prendendo l'esempio su cui lavoravo io. Ora, quindi non serve a nulla se noi facciamo la comunicazione e la settimana dopo c'è il tutto. Perché? Perché nel frattempo hanno cambiato. 3, il fatto che continuino a cambiare i nomi di dominio e che deve essere automaticamente bloccato tutto il resto. Così almeno adesso sapete perché di tutta una serie di cose. Ho visto un sacco di persone che si stracciano le vesti sul blocco a livello IP e le capisco. Nel senso, un blocco a livello IP può essere molto, molto, molto pericoloso. Perché molto pericoloso? Andiamo a riprendere il nostro disegnino. Perché? Perché non è detto che un indirizzo IP, il nostro famoso 313.313.313.313, sì, lo so, non è un indirizzo reale, per tutta una serie di cose che si chiamano vhost, virtual host, potrebbe sottintendere, potrebbe ospitare sullo stesso indirizzo IP o su una coppia di indirizzi IP più domini. Ci potrebbe essere, è il caso dell'hosting, calciopirata.com, ma in mezzo emergency.com. Ok? Quindi se io blocco l'accesso all'indirizzo IP di questo tipo, blocco l'accesso non solo a Calcio Pirata, ma anche a tutti gli altri che ci sono sotto, che possono essere potenzialmente centinaia. Non solo, ci sono dei servizi appositi, e uno di questi si chiama Cloudflare, che ti dà la possibilità di mascherare il tuo indirizzo IP, e vengono usati abbastanza spesso. Cosa significa? Significa che il tuo vero indirizzo IP sarebbe il classico nostro 313.313.303, ok. In mezzo io utilizzo i servizi di Cloudflare e Cloudflare non fa mai vedere il mio indirizzo all'esterno, ma ne me ne dà uno suo. Uno suo che può essere 299.299, sono sempre indirizzi IP impossibili. Cosa succede? Succede che sotto questo indirizzo, questa cosa viene fatta per velocizzare, eccetera, c'è tutto dietro un mondo, spesso viene utilizzato proprio perché non dà l'indirizzo IP, non dando l'indirizzo IP diventa difficile trovare e perseguire le persone, ma lasciate perdere, sotto questo indirizzo, sotto questi 2, 3, 4, questi 10 credo indirizzi IP in tutto il mondo, ci sono milioni di siti web che utilizzano Cloudflare tutti e vanno a mettere tantissimi domini dietro a questo. Se io blocco l'indirizzo di Cloudflare, tiro giù la navigazione da parte degli utenti italiani per milioni e milioni di siti web che non hanno niente a che fare con questo. Quindi di base uno dice, accidenti, sta roba non funziona molto bene. Già, c'è la possibilità, sì, ma solo per errore. Perché per errore? Perché la norma è scritta, come vi dicevo, meglio di quanto pensiate. E dove introduce, all'interno dell'articolo 2,1, dove introduce il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso indirizzo IP, specifica
univocamente destinati ad attività illecite. Questo è il punto in cui si gioca buona parte, se non tutta la parte dell'applicazione di questa norma. Se io fossi in questo momento una associazione per i diritti civili, andrei a controllare l'applicazione, non la norma. Perché? Perché la norma spiega che devono essere univocamente destinati. Quindi nel momento in cui io provo a bloccare un IP di Cloudflare e ci sarà l'errore, sono abbastanza convinto che l'errore prima o poi ci sarà, nel momento in cui provo a bloccare Cloudflare, qualcuno deve intervenire e dire, ma anche uno qualunque dei domini sotto, e dire occhio che è stato applicato in maniera errata, perché la norma è molto, molto precisa e dice univocamente. In questo caso è facile vedere come non sia un indirizzo IP utilizzato univocamente. Voi mi dite, come fate a sapere se l'indirizzo IP è gestito univocamente o meno? Ci sono migliaia di modi per fare reverse, quindi ci sono migliaia di servizi abbastanza facili da utilizzare che ti dice, dato un indirizzo IP, quali sono i domini sotto. Quindi, è una cosa che serve quindi a niente? No, ancora una volta, per chi ci lavora all'interno, è una norma importante l'utilizzo. Perché? Perché nella normalità dei casi è esattamente un dominio univocamente associato a quello che dobbiamo bloccare. Perché? Perché in realtà quegli indirizzi IP sono quelli che fanno streaming di contenuti. Fare streaming di contenuti richiede una larghezza di banda, un'affidabilità, eccetera, per farlo bene, che non è compatibile in genere con l'utilizzo di reverse di proxy o con l'utilizzo proxy sì in realtà, però con l'utilizzo di servizi come quello di Cloudflare. Quindi in realtà tutte le volte in cui trovi indirizzi che fanno streaming hanno un IP che è dedicato a quello, non solo hanno un server intero o una batteria di server dedicati a quello perché hanno bisogno di tantissima banda per mandare fuori la parte di streaming. Quindi nella realtà ancora una volta è scritta bene da un punto di vista di utilizzo reale di quello che serve per il contrasto ed è scritta bene dall'altra parte anche per il punto di vista della tutela, perché quella singole due paroline che secondo me sono state oggetto di grande diatriba, quel univocamente destinati, cambia tutto, cambia tanto, cambia davvero tutto rispetto all'applicazione di questi principi. Continuiamo, magari guardando il testo di legge. La cosa importante sono questi 30 minuti. I 30 minuti che vengono dati ai soggetti destinati al provvedimento devono provvedere tempestivamente alla rimozione della disabilità comunque entro il termine massimo di 30 minuti. È complesso. È complesso perché? È complesso anche solo per i provider. Cioè, questo significa avere a disposizione meccanismi di filtraggio a livello IP su tutto il territorio italiano di tutti i propri clienti. E vi sorprenderà, ma non tutti ce l'hanno. Non tutti i provider hanno questa possibilità. Non tutti hanno proprio gli apparati fisici che consentono di fare filtraggio a livello IP all'interno e tante volte i costi di adeguamento sono importanti significa nell'ordine dei milioni. Questo dipende da provider a provider. Molti di questi, devo dire la verità, hanno già implementato sistemi di questo tipo, ma da quello che ne so io, almeno l'ultima volta che io ho guardato io era qualche anno fa, non tutti l'avevano implementato. Oltretutto significa avere un servizio sempre attivo, sempre acceso, che possa riuscire, con persone dedicate, eccetera, possa riuscire a farlo in 30 minuti. E non tutti hanno l'infrastruttura. Va bene, c'è una norma, se ne devono dotare. Non è tanto un problema per i grandi provider, probabilmente, perché su scala non è un grandissimo problema. Cioè, è più un problema bloccare fisicamente, ma meno un problema avere le persone. Potrebbe essere un po' più un problema per i wireless internet service provider, i service provider locali, che si trovano costretti ad avere pattugliamento ed avere una persona dedicata o un team dedicato che deve lavorare 24/7 entro i 30 minuti, perché stiamo parlando sempre di una cosa che è 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e non solo per il calcio durante il weekend. L'altra parte che viene estesa
e che sarà davvero un po' una rivoluzione, vi dicevo, è la segnalazione alla procura. L'autorità trasmette, stiamo vedendo l'articolo 2,4, che dice, no, comma 4 era quello di prima, perdonatemi, comma 6, comma 7. L'autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, saranno contenti di doverne gestire tutti questi fascicoli, l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l'indicazione dei prestatori di servizio e gli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. In questo modo abbiamo la notizia di reato direttamente alla procura, che significa poter continuare e poter perseguire automaticamente, senza bisogno che il detentore dei diritti apra un nuovo fascicolo e faccia una nuova denuncia, cioè apra lei, il detentore dei diritti, tutta la che si attivi per continuare la battaglia legale. In questo caso è automatico. Non solo, ma siccome i soggetti coinvolti non sono tantissimi in realtà ogni stagione, quello che succederà sarà che la procura avrà una grande parte di notizie di reato e quindi si troverà ad avere un po' più di lavoro da fare, un po' più di lavoro che era reso difficile oltretutto dal recuperare chi fossero i soggetti ultimi. Perché? Perché se vado a vedere chi ha registrato un dominio internet mi diventa difficile perché può farlo con un nome fittizio ormai praticamente sempre, non solo può farlo con un nome fittizio, ma in realtà può tranquillamente registrarlo anonimo e tutto. Quindi cosa si va a recuperare? Si va a recuperare quella che è la disciplina che abbiamo visto che funziona meglio nella pratica, che è il follow the money, segui i soldi. Già, cosa significa follow the money? Significa che per vedere chi c'è davvero dietro al servizio si andrà a vedere i pagamenti, che vengono fatti in genere con carte di credito, con circuiti tipo PayPal, e chi ha effettivamente comperato, con che linea di credito o con che pagamento, i server che vengono utilizzati, i nomi a dominio, eccetera. Per fare questa cosa, la disciplina si chiama follow the money, segui i soldi, viene modificato un articolo, nell'articolo 4 in realtà, viene modificata la norma, il 171 bister e quater, al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell'illecito, l'autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie per individuare i titolari dei siti internet coinvolti e le altre persone fisiche che, attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività illecita di messa a disposizione di contenuti protetti. E qui cambia il gioco, perché se ho l'elenco dei pagamenti, ovviamente con l'elenco dei pagamenti trovo sia dove arrivano i soldi per poterli congelare, sia dall'altra parte anche gli utilizzatori finali che hanno pagato, anche storicamente. E poi ci sono dei problemi. Perché ci sono dei problemi? Perché le norme, ad esempio, sono state modificate. Sia sono state modificate per rendere più semplice perseguire questi reati. Ad esempio, viene modificato il 174 ter, quello, le pene per chi duplicava i supporti, no? Per i CD contraffatti, per i CD pirata, mettetela così, che vengono adeguati, e oltre alla parola duplica sono inserite le seguenti: mette a disposizione. In questo modo le stesse norme possono essere applicate a chi mette a disposizione, quindi ai servizi di streaming. E dopo la parola supporti, quando c'era ancora il CD, il supporto, la videocassetta, la musicassetta, sono inseriti o servizi. In questo modo le stesse norme, le stesse pene possono essere combinate anche nel caso di servizi di streaming. Le pene sono maggiorate, vanno da 5 a passano da minimo di 1.032 euro a 5.000 euro e poi passano da 5 a 12.500, 13.000, non mi ricordo più qual è l'elenco, ma comunque vengono notevolmente maggiorate. Ultima cosa da vedere, questa sarà in punto di diritto una cosa molto interessante, si prova
ad introdurre il concetto di opera editoriale. Cosa significa? Significa che nell'articolo 3 viene messo misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, e anche qui esegue la fissazione su supporto digitale in tutto o in parte di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale. Qual è il problema? Il problema è che il testo normativo introduce il concetto di opera editoriale, ma senza darne una definizione. Nell'attuale testo di legge sul diritto d'autore, da nessuna parte è in nessun modo indicato che cos'è un'opera editoriale. E ogni volta che c'è un problema di definibilità, ci rimane all'interno quasi tutto. Per che cosa è stata usata? Per i giornali. Ok, perché le stesse norme in questo modo possono essere riutilizzate per canali Telegram come Edicola Italiana, siti web che mettono online contenuti di magazine o di giornali, cioè c'è il motivo. Questo però sarà un po' particolare, perché ovviamente in una definizione non definita ci sta più o meno qualunque cosa. Un'opera editoriale può essere un contenuto di un content creator, teoricamente. Quindi content creator, se hanno un'opera editoriale, possono richiedere le stesse cose. Sarà divertente, perché questo significa che il content creator a cui hanno rubato, che ne so, lo spezzone messo su Repubblica, può chiedere l'oscuramento di Repubblica, perché si tratta comunque di un'opera editoriale. Quindi ci sarà un sacco da divertirsi, ma proprio un sacco da divertirsi. Tutto qui. Allora, rivediamo insieme un po' di cose, sperando che così, dopo questa mezz'oretta, sia stato più chiaro un po' il perché. Ora, vediamo un po' i problemi che potrebbero partire. Numero uno dei problemi. Costo infrastrutturale. Bloccare gli IP non è banale. Ok, non è banale, significa che bisognerà adeguare le strutture, soprattutto dei piccoli, sto pensando, e avere un presidio 24/7 per fare questo tipo di operazioni. Pericolo di blocco esiste, certo che esiste, è molto meno, blocco sovraesteso dicevo, il pericolo di bloccare cose che non c'entrano niente, o che questa cosa venga utilizzata per bloccare cose che non ci piacciono. Dividiamolo in due. Cose che non c'entrano niente, è necessaria ovviamente la sorveglianza da parte della società civile, perché sono abbastanza convinto che per imperizia, dolo o colpa qualcuno sbaglierà e manderà un indirizzo IP che contiene sotto il mondo. Me lo aspetto proprio nelle prime settimane dell'attivazione. In questo caso bisognerà stare attenti, sorvegliare che sia veramente un indirizzo IP che è attribuibile univocamente a quel contenuto e, nel caso non lo sia, prendere provvedimenti e segnalare o denunciare all'autorità questo che è un abuso della norma. Tra l'altro un abuso palese, non c'è bisogno di dimostrare assolutamente nulla, la norma è chiarissima da quel punto di vista. Dall'altra parte l'utilizzo strumentale, lì sì che è un po' più un problema. Perché? Perché nella definizione di opera editoriale, che non è una definizione, può esserci qualunque cosa. Quindi può esserci quel pezzo di contenuto editoriale, uno scritto, un articolo, un qualcosa, che io voglio tacitare, e quindi se è di mio diritto posso oscurare potenzialmente un intero giornale per il fatto che ospita un contenuto editoriale di quel tipo e non vuole rimuoverlo. E questo è il problema reale, ma non c'entra nulla col diritto d'autore in questo caso, col diritto autorale. Da quel punto di vista la norma c'è ed è spiegata abbastanza bene. Dicevo, il problema vero che io vedo è proprio su questa definizione di opera editoriale, perché lì, diciamo, mai come oggi serve la frase con cui chiudo, che è estote parati, siate pronti a capire, perché una definizione incerta come questa lascia aperta voragini normative in un'applicazione malata di una legge che per il resto è scritta molto 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 meglio di quanto mi sarei aspettato. Spero di avervi un po' rassicurati per alcune cose, un po' meno rassicurati per altre. Spero di avervi dato abbastanza food for thoughts.
cibo per la mente, per capire perché di alcune cose e non solo il come. Racconto queste cose abbastanza spesso, quindi se non vi siete ancora iscritti potete farlo adesso. C'è anche un bellissimo gruppo di persone assurdamente simpatiche, al contrario di me, che discutono di questi argomenti. Lo trovate nel gruppo Telegram che c'è qui sotto. E come sempre, e anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato. Condividete questo video con chi dice delle cavolate e state parati.